Eccoci qua, subito in diretta, cambiamo tutto, subito in diretta al Franchi. Oggi era la serata, la giornata del corteo pro-commisso dei tifosi della Fiorentina, un migliaio circa, partiti dal COB di Ponte a Greve, arrivati allo stadio. Queste sono le immagini in diretta garantite dal nostro operatore Bob con Gabriele Taverni. Purtroppo sono appena andate via le gru che hanno fatto da elemento rappresentativo di questo spostamento in massa. Eccole, meno male riusciamo a riprendere quelle altre. Gabriele, a te, prego. Ciao Giorgio, buonasera a te, insomma a tutti i nostri ospiti. Siamo in compagnia di un giovane tifoso viola a cui chiediamo subito, insomma, il perché di questa manifestazione. Il perché è molto chiaro, è semplicemente noi tifosi, io in primis abbonato da 8 anni in curva Fiesole, ma poi più in generale tutto il tifo viola, vuole un nuovo stadio dove essere più comodo, riparato dal freddo e avere uno stadio al passo coi tempi, perché siamo nel 2020. Poi si può discutere se rifare il Franchi, farlo a Campi Bisenzio o dove, ma l'importante è avere un nuovo stadio, perché un nuovo stadio vuol dire innanzitutto più comfort, ma soprattutto più introiti per la Fiorentina, e questo vuol dire far crescere il brand anche a livello internazionale. Quindi questa non è stata una manifestazione pro restyling del Franchi, giusto? No, questa è stata una manifestazione per far agire, perché bisogna agire. Poi è chiaro, ci sono più posizioni, c'è chi vuole il restyling, chi lo vuole a Campi, si è detto tante cose in questi giorni. La manifestazione era per dare un segnale forte di sbloccare la situazione, perché per una volta che c'è un investitore che viene dall'estero e che vuole spendere 300 milioni, creare fatturato, creare posti di lavoro in un momento anche come questo di piena emergenza, la burocrazia e la politica cosa fa invece di aiutarlo? Gli mette bastoni tra le ruote. Quindi chiediamo, cerchiamo di fare pressioni affinché si possa sbloccare questa situazione. Per carità, le leggi, se ci sono, un motivo ci sarà, questo sicuramente va detto, ma che si faccia qualcosa per cercare di allentare i parametri. Noi ringraziamo davvero, insomma, Edoardo per essere stato con noi. Giorgio, è stata, insomma, una manifestazione sì pacifica, però comunque allo stesso tempo piena di tifo vero, piena davvero di calcio, cioè di atmosfera da calcio, davvero, perché fumogeni, cori, i tifosi, si è presentato anche Gio Barone al termine, insomma, della manifestazione, al termine del corteo, proprio qua davanti tra il Franchi e il centro sportivo Davide Astori. C'è stata, insomma, soprattutto questa presa di posizione con queste gru, insomma, con nel tipico sarcasmo anche fiorentino nel gestire questo genere anche di argomenti. Uno striscione eloquente, davvero, quello esposto davanti al Franchi, uno striscione che non contiene parole, contiene solamente una fotomontaggio, un'immagine con le gru che demoliscono il Franchi. Come, insomma, ci hanno spiegato anche i tifosi qua presenti, non è una presa di posizione per quanto riguarda un determinato lavoro, una determinata attività, un determinato svolgimento, ma è una presa di posizione perché veramente il tifo viola è stufo di questa situazione. È una situazione che va avanti da anni, addirittura Nardella ha detto da 50 anni, e quindi davvero questa potrebbe essere davvero un punto di svolta. Gabriele, riusciamo a quantificare la presenza? Quanti sono stati questi prodi che da Ponte a Greve sono arrivati al Franchi? Credo probabilmente più di 500, Giorgio. Probabilmente più di 500. Attorno al migliaio, diciamo che potrebbero anche essere stati attorno al migliaio. Intanto queste sono le immagini che testimoniano l'arrivo, e ci tengo a sottolinearlo anche così per riconoscimento, in totale tranquillità, in totale ordine di questo corteo, di questa manifestazione, che è stata più che pacifica, direi quasi civica, se mi passate il termine. Perché, come ha spiegato l'intervistato di Gabriele Taverni, è per far capire che il tifoso è stufo della casa dove va a stare per vedere le partite. Vuole stare bene a vedere la Fiorentina. E questo mi sembra che sia una risposta importante. Sai, Gabri, se ci sono state, se ci saranno altre iniziative analoghe, visto che questa è passata come vogliamo mettere pressione? Al momento Giorgio non è stato, insomma, definito questo. Insomma, tutto è partito da quegli striscioni, io sto con Rocco, insomma, esposti un po' in giro per la città. È chiaro che comunque ci potremmo anche aspettare davvero un'altra manifestazione, o comunque sia un altro tipo
di protesta, tra virgolette, perché comunque anche i capi della tifoseria, il presidente della CCVC Filippo Pucci, così come Federico De Sinopoli dell'ATF, si erano espressi abbastanza chiaramente su questo. Premeremo con forza e lo faremo con in tanti modi e con tanti tipi di manifestazioni. Quindi credo che potremo aspettarci anche qualcosa, magari anche qualcosa di diverso da quello che è stato oggi. E i tifosi ci hanno preso decisamente alla lettera, l'avevamo detto nelle nostre chiacchierate proprio del venerdì, attenzione, perché la prossima volta un flash mob, invece di essere davanti a determinati negozi, potrebbe essere davanti a determinate sedi di determinati cuori pulsanti amministrativi. Gabriele Taverni, grazie. Bob, grazie, perché siete stati puntuali, precisi nell'assolvere a questo bel colpo che avete fatto. Bravi. Grazie a te, Giorgio. Il coro, insomma, come postilla finale vi lascio, insomma, con il coro che è stato ripetuto tante volte: meritiamo di più. A questo giro non c'entrano i calciatori, non c'entrano le presidenze, ma c'entra probabilmente la burocrazia italiana e il fatto che da Firenze la solita storia va avanti da 30 anni. Bravo Gabriele, anche per la sottolineatura meritiamo di più, perché probabilmente con questa con questo rigorosso la tifoseria fiorentina ha detto sì, stiamo con Rocco Commisso, stiamo con chi vuol far crescere la nostra squadra, però soprattutto ci siamo rotti l'anima di stare in una stalla, vorremmo stare bene, a prescindere da come si chiama il nostro presidente. Grazie ancora Gabriele Taverni, grazie Bob, abbiamo stravolto un pochino l'inizio della trasmissione proprio perché non volevamo perdere niente di quello che stava capitando davanti al Franchi. Allora adesso recuperiamo il giro normale, andiamo a salutare i protagonisti di questa serata. Iniziamo dallo studio, Riccardo Galli, La Nazione, ciao Ricky. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Maurizio Canino, direttore di Controcalcio, ciao Maurizio. Buonasera a tutti, buonasera a voi. Da casa, Sonia Nichini, la signora in viola di Firenze Viola, ciao Sonia. Buonasera, bentrovati. Sandro Bennucci, presidente, direttore di Firenze Post, presidente dell'Associazione Stampa Toscana, ciao Sandro. Buonasera, e ho subito però da obiettare sulle cifre. Aspetta un attimo che finisco. Aspetta un attimo che finisco la presentazione dello studio. Aspetta un attimo che finisco la presentazione dello studio e poi arrivo da te. Questa sera avete visto, Gabriele sarebbe stato distanza qui per rispondere alle vostre domande, lo abbiamo spostato, catapultato al volo allo stadio e abbiamo chiesto il favore di soprattutto gestire, perché pensiamo che stasera in questa chiave i messaggi saranno tanti, Gabriele Caldieron, labaroviola.com, gli facciamo fare doppietta domani sera e stasera. Stasera è soltanto lì perché conosce il meccanismo, ma non è l'uomo mail, sarà parte integrante della trasmissione. Sandro, cosa volevi obiettare? I numeri dei partecipanti? Certo, perché cioè, come vedi Giorgio, quando ci sono le manifestazioni di piazza ci sono i numeri della questura e sì. I numeri invece quelli diciamo un po' più veri. Allora, secondo me erano molti più di 1000, perché ho notato, io li ho incrociati sui viali, ho visto un numero spropositato di scooter, ma tantissime, ma centinaia e centinaia, su ogni scooter c'erano almeno 2 persone. Poi un numero importantissimo di automobili, ma un corteo era lunghissimo. Quando quelli, i primi sono arrivati in piazza della Libertà, gli altri erano ancora ma molto molto dietro al Ponte alla Vittoria. Per cui era un corteo ma veramente imponente. Io credo a occhio, ma sicuramente più di 1000, questo garantito. Beh, comunque, forse l'ordine anche qualcosa di più. È una grande ordine di grandezza, migliaio di persone più o meno è tanta roba per una giornata come questa, tanta roba, per una situazione come questa. Giorgio, un segnale importantissimo per una città statica, per una politica statica. Corretto. E per una burocrazia che ha sempre mangiato tutto e ora, voglio dire, è arrivato il momento della spallata. E ora basta. Credo che la spallata debba arrivare anche su altre opere a Firenze. Però cominciamo da una parte. Perché Riccardo, parto da te, poi vado da Sonia e vado da Maurizio. Mi sembra che la sottolineatura, quello che esce da questa assemblea, da questo incontro ravvicinato dei tifosi della Fiorentina, è che si preoccupano del loro star bene. Sì. È vero che lo stadio poi può rappresentare un bene aggiunto per l'aspetto sportivo della Fiorentina, ma loro si sono stufati di stare al brutto.
Sì, Gabriele ha fatto un racconto molto, molto interessante, perché appunto io non l'ho vissuta, la sto vivendo qui con voi, e se lui ci racconta che la protesta o comunque la presa di posizione era per migliorare questo spettacolo, quindi quel poter andare a vedere lo spettacolo in modo migliore, io credo che sia una presa di posizione giustissima, perché poi Sonia ce l'ha ripetuto tantissime volte e non voglio prendergli la parola, però lo stato in cui versa lo stadio di Firenze è quello che è, ormai cioè nel 2020 non si può più pensare di andare a vedere uno spettacolo che sia teatro, cinema o sport in questo modo. Ci sono le possibilità per poter rivedere il discorso e credo che l'atteggiamento della gente, l'atteggiamento dei tifosi con questa manifestazione sia bello, sia da ascoltare, perché qualcosa dovrà muoversi, tutti hanno detto la loro e a maggior ragione l'ha detto chi lo stadio lo frequenta proprio come palcoscenico dal lato delle poltrone, delle poltroncine, delle gradinate. E quindi una cosa molto, molto positiva, secondo me. Vado da Sonia Nichini, perché mi pare che tu sia innanzitutto sempre la voce dei tifosi, sei quella fra di noi che ha le maggiori frequentazioni. L'unica che sono tifosa, parlo per me, diciamo, no, dai, non voglio di nessuno. Tu sei una donna di comunicazione, perché non c'è bisogno di avere targhe, ma sei sicuramente quella di tutti noi che ha maggior frequentazione quotidiana con il tifo sano, con il tifo vero. Perfetto. Hai notato anche tu questa leggera differenziazione nella filosofia della manifestazione di stasera? Io mi aspettavo un plebiscito di sto con Rocco, viva Rocco, facciamo fa a Rocco. Qui invece mi pare che sia una presa di coscienza del tifoso che dice al cittadino, all'amministratore, oh, e io mi sono rotto le scatole di stare male, vedi di fare quello che c'è da fare, soprattutto ora che c'è uno che lo vuol fare. Sbaglio lettura? È quello il fatto, cioè il tifoso non ha, anche nei comunicati ufficiali che hanno fatto, non ha chiesto buttateci giù il Franchi, rifateci il Franchi, noi vogliamo andare a Campi, noi vogliamo andare a Scandicci piuttosto che da un'altra parte. E il fiorentino, il tifoso, ha chiesto che nel periodo in cui viviamo, e più che altro con la possibilità di avere come presidente, come abbiamo in questo momento, una persona che ha voglia di investire, che ha voglia di fare velocemente, il fiorentino sa che purtroppo noi amiamo tantissimo la nostra città, c'è una simbiosi assoluta fra la città e la squadra di calcio, però sappiamo benissimo che la nostra città si muove con la velocità di un bradipo. Questo non è che Firenze sia diversa da altre città d'Italia, diciamo che l'Italia, ma noi ce ne freghi giusto, si guarda in casa nostra, si muove alla velocità di un bradipo, e ha cercato di fargli un'iniezione di benzina per vedere se il bradipo corre un pochino di più, per fargli capire che Firenze è stufa del politichese, è stufa degli scaricabarile, se fa capire che ha bisogno, vuol stare con il presidente, che è una persona, ripeto, con grandi idee e grande voglia di fare. E mi fa piacere che alla fine della manifestazione, questo proprio per suggellare questo rapporto che c'è con la nuova dirigenza e la tifoseria, che Giovarone si sia presentato e sia andato dai tifosi. Questo vuol dire che c'è una grande sinergia. Vediamo se la politica bozza di fare il politichese, di tirarla per le lunghe, e ci dà la possibilità di avere uno stadio decente, che vuol dire vantaggio per tutti, lavoro e soprattutto la possibilità di avere una squadra a certi livelli, e si sa l'importanza del fatturato, dell'indotto, di quello che deriva da avere uno stadio di proprietà. Grande l'iniziativa delle ruspe, scusatemi, io sto attenta anche al colore, a come si svolgono le cose, ho trovato fantastico l'idea di far andare le ruspe, lo trovo veramente significativo. Anche perché non deve essere stato organizzativamente parlando facile, no? Perché sono due, grosse, sono trasporti eccezionali, li devi muovere, insomma. Sono stati veramente loro eccezionali, trasporti eccezionali come tifosi. Eccoci. Maurizio Canino, che estendo ospite di emittenti nazionali, come ad esempio Sport Italia, ha la possibilità di frequentare realtà di tifosi anche diversi. Io a memoria è la prima volta che vedo una mobilitazione di tifoseria per protestare contro la qualità di vita che c'è all'interno del proprio stadio. Sì, no, hai detto giusto, nel senso che Firenze soltanto riesce a mobilitare tante persone, a muoversi con questa intensità, con questa forza, con questa presenza, perché effettivamente
dalle altre parti è difficile vedere come abbiamo visto oggi, ma io me l'aspettavo, perché Firenze l'ha già dimostrato tante volte che quando soprattutto si va a toccare la Fiorentina, è una città che siamo un po' divisi da tante cose, no? Dalla politica, dal calcio storico e da tante cose, però sulla Fiorentina c'è grande unità, c'è grande comunque voglia di dimostrare sempre che Firenze c'è per la Fiorentina. Adesso penso si sia toccato il fondo, perché come te sai, insomma, io da qualche anno faccio giornalista, però io vengo dalla curva Fiesole e fino a pochi anni fa ero abbonato. Purtroppo ho dovuto smettere di andare perché mi è venuto delle bronchiti anche piuttosto gravi con un abbonamento che io pagavo. Ho preso a volte delle temperature, degli acquazzoni tremendi. Non hai possibilità di andare via, perché non c'è nemmeno la possibilità di scappare, perché è uno stadio talmente antiquato, talmente vecchio, caro Giorgio, che lì quando sei lì la prendi. E se uno non va attrezzato, a parte non vedi la partita, ma poi rischi veramente, come è successo a me, di doverti ritrovare anche a delle brutte situazioni. Questa è una cosa, io poi ho smesso, a parte poi perché ho iniziato a fare il giornalista, ma soprattutto ho smesso di andare allo stadio perché non è possibile. E te lo dico da uno che c'è stato tanti anni, non è possibile andare in uno stadio, spendere dei soldi e rischiare la vita, perché io ho dovuto farmi, lo dico, una testimonianza diretta, ho dovuto farmi anche delle punture di cortisone perché stavo male, mi è venuta una bronchite asmatica, ho rischiato veramente grosso. E io sono dalla parte di questi ragazzi che giustamente non ne possono più, perché non si può tenere uno stadio del 34 ancora in vita quando le scale e le gru, e concludo, le gru hanno fatto bene a farle andare, perché reazioni sul web, reazioni di notizie, Gabriele Calderon, la tua su questa manifestazione. Cosa scriverai su Labaro Viola? La mia la aggiungiamo in coda, intanto ricordiamo le coordinate 392 19 71 871 per intervenire con noi tramite SMS oppure instant messages di WhatsApp. Siete tanti, cercheremo di snocciolare più notizie possibile. La prima, la dichiarazione di Gio Barone, che è andato a prendersi il megafono da Capultrà. Noi sempre addirittura col megafono l'ha fatto. Assolutamente sì, peraltro poi dopo ti ci aggiungo la chicca, perché fa capire il sentimento proprio della famiglia Commisso, di Gio Barone, di quelli che stanno in questo momento dietro le scrivanie a lavorare per la Fiorentina. Noi sempre chiari, se non ci fanno intervenire andiamo altrove. Voglio ringraziare per lo sforzo di quest'oggi tutti i tifosi, avete dato un messaggio importante, è molto emozionante essere qui oggi davanti a voi, e il messaggio da parte della Fiorentina è chiaro: se nel nostro stadio, nella nostra casa si possono fare degli interventi, questo diventerà il nostro. Se la legge non cambia, noi dobbiamo andare verso altre opzioni e andare da un'altra parte. Siamo sempre stati chiari, quindi questo è il messaggio di Gio Barone e a margine dalle famose quattro possibilità della telefonata di Rocco Commisso siamo già scesi a due. Direi di sì, se posso così lanciare il messaggio. Io credo fondamentalmente che adesso ci sia una sola via d'uscita: o si fa, oppure questa famiglia, come la testimonianza del tifoso molto impattante da Gabriele Taverni, allora dopo sarà costretta ad andarsene. Credo fortemente che più di così non si possa fare, perché Commisso si è reso disponibile ad investire una cifra esosa, soprattutto in questi periodi, 300 milioni di euro. È chiaro, poi ci sono cavilli burocratici, tutto il vulnus che si va a creare in queste situazioni, però insomma credo che non ci sia via d'uscita, quindi qualcuno in un certo senso dovrà farne le spese. Sandro, ho lasciato te proprio per ultimo per tirare la riga a questo argomento di apertura, perché Gabriele Calderon intelligentemente ha portato avanti la notizia. Se il restyling non venisse concesso o venisse concesso in modo non consono alle aspettative di Rocco Commisso, se le altre soluzioni dovessero trovare tutte le pastoie burocratiche, che succede? Paventi anche tu la possibilità che se ne vada? No, che se ne vada non credo. Io credo che vada a cercare un'altra possibilità, cioè quella di Campi Bisenzio. No, ma intendo dire, se in quella situazione anche le pastoie burocratiche lo facessero andare piano, si rendesse conto che contro la burocrazia italiana non ce n'è. Allora, Giorgio, no, io non credo che Commisso se ne vada. Io credo che Commisso stia qui e, come si diceva una volta, è qui e lotta insieme a noi. C'è un altro aspetto però che voglio sottolineare. Ho sentito dire dal tifoso, ragazzo fra l'altro mi è sembrato abbastanza molto preparato, e quindi complimenti, soltanto c'è una cosa che non è giusta secondo me. Lui dice la legge è la legge. Ecco, no signor, dunque la legge certo che c'è.
certo che c'è la burocrazia, certo che ci sono i cavilli e gli intoppi, però come diceva un grandissimo dirigente di calcio che si chiamava Artemio Franchi, le regole e le leggi sono fatte per servire la gente, per servire il popolo, per servire i cittadini. Non siamo noi che dobbiamo piegarci alle leggi, ma se le leggi non sono giuste, non sono efficaci ed efficienti, allora bisogna cambiare le leggi e bisogna cambiare le regole e bisogna avere un meccanismo capace di cambiare leggi e regole rapidamente, non che ci voglia un anno, due anni per cambiare il piano regolatore e per fare la variante e per fare quello e quell'altro. Signori, questi sono giochini di prestigio da prima Repubblica che poi hanno diciamo impattato anche nella seconda. Io credo che a un certo punto il Comune di Firenze e l'area metropolitana di Firenze, ecco, tutta insieme, debba capire una cosa: un corteo come quello di stasera è inusuale, cioè i tifosi della Fiorentina si mossero un anno fa perché dovevano contestare Della Valle e quello fu un segnale, ma stavolta è un segnale contro la politica, contro chi ci amministra. Attenzione, in settembre ci saranno le elezioni regionali, ecco, voglio dire, chi guida la regione, la città metropolitana, quindi, e il Comune di Firenze dovrà rendersi conto che non può fare muro contro muro e barricarsi dietro regole, leggine, regolamenti, varianti, eccetera, perché la gente non ne può più. La gente ora vuole lo stadio giustamente per stare più comoda, ma vuole anche in questo periodo di post-Covid anche un investimento di 300 milioni, signori, 300 milioni sono tanti, una cosa importantissima in una città che, guardate il centro storico, è diventato spettrale, non c'è nessuno, ancora i grandi alberghi sono chiusi, i grandi bar di Piazza della Repubblica sono chiusi, sì. Quindi, signori, bisogna darci una regolata e far ripartire anche l'economia, oltre a far avere a questa città giustamente uno stadio degno degli anni 2000. Sonia, chiudiamo l'argomento perché so che non ti piglia tanto l'argomento stadio, però credo che vedere i tuoi bimbi, metaforici ovviamente, della curva, fare quello che hanno fatto, abbiano fatto un pochino appassionare all'argomento, no? Anche perché tu sei sempre stata una di quelle che dice: oh, ma io quando mi scappa la pipì non posso andare nei bagni del Franchi. No, cioè, sono esperienze al Franchi. Allora, io amo particolarmente il Franchi perché la mia vita di tifosa da ragazzina nasce sugli spalti della curva Fiesole e quindi sono particolarmente e affettivamente legata al Franchi, ma è chiaro che non è più fattibile vivere in queste condizioni, tanto più, ma se tu non avessi chance, no, è come dire, vabbè, mangiamo pane e mortadella, buonissimo, per l'amor di Dio, no? Poi ti dice: guarda, c'è, però c'è la possibilità che se tu possa mangiare anche una bella bistecca, tu ti possa fare una bella bottiglia di vino di Sassicaia, eccetera, no? Però, ma perché no? Ma perché no? Se hai la possibilità di avere un commisso che vuole investire, ma che banda di dementi ci gestisce nel mondo per non trovare la possibilità di aiutarlo? Ma io, cioè, credo, chiede la luna, cioè non ho capito, cioè, vorrei per cortesia fare un albergo dentro la cappella di Brunelleschi. Capisce, a me no, ma voglio fare uno stadio. Gliela trovate, Dio santo, un posto dove farlo? No, a me mi sembra per la comanda di Ebeti. Sono anni che si va avanti con questa storia, ma è così morbido, complicato. Cioè, nel momento che c'hai chi te lo fa, boh, fate voi, io non so. Guarda, il pezzo di Sonia Nichini arriva. Mi viene da sorridere, perché io la prima volta... Mi dispiace solo non esserci potuta andare per impegni familiari, perché veramente sono quelle cose che ti riempiono di gioia e di orgoglio fiorentino. Ma se ne andavi lì non eri qui con noi stasera, meglio qui, eh? Mi viene da sorridere... Per noi, soprattutto. Perché effettivamente ha detto... Sonia ha detto una cosa giusta. Io la prima volta sono andato al Franchi era il 76, c'era Carosi, mi ricordo anche l'allenatore. Paolo. E io credo... Allora, sì, mister Carosi è purtroppo scomparso. E io mi ricordo che... io credo di esserci dal... Credo fosse il 76. Il 76 c'era Mazzone. Allora, quando c'era Carosi, ora non mi ricordo l'anno... Mentre Maurizio Canino parla, guardate lo striscione, eccolo qui, questo è lo striscione che era che è stato messo fuori dal Franchi, queste sono le tanto famigerate curve elicoidali, sbaglio?
Sì, le famose scale elicoidali, questa è la foto, intanto ci arriva da Gabriele Taverni, ovviamente là per noi, per A Tutto Gol. Questa è la foto dello striscione emblematico con le gru che vanno a far crollare queste scale elicoidali che tanto stanno ingessando, se vogliamo, la situazione eventualmente sul restyling del Franghi. Prima questo di... è... spieghiamolo, perché magari la gente che arriva ora a casa dice hanno buttato giù le scale. No. È uno striscione, è una cosa costruita per far capire a che punto è la stufaggine del tifo della Fiorentina. Vai Maurizio. No, c'era Carosio, non mi ricordo l'anno, può darsi a fine anni 70, primi anni 80, e io credo di essere andato nei bagni del Franchi, ora parlava dei bagni, credo un paio di volte in tutta la mia vita calcistica, perché sembrava di essere, io mi ricordo questo piccolo particolare, ci sono stato un paio di volte, c'era presente il Marchese del Grillo, sì. Ecco, quell'ambiente lì, non dico altro, non dico altro. Ricky, dono di sintesi, anche se sbordiamo un pochino, sì. Però ritorno con te per una notazione prettamente giornalistica. Uh-huh. È una delle prime o delle poche volte che una tifoseria manifesta così palesemente il proprio dolore per stare in un posto brutto. Guarda, allora se la metti così, devo essere sintetico, ti aggiungo solo che è anche bellissimo perché in questo caso di nuovo la tifoseria di Firenze ha fatto un qualcosa oltre che di originale, come dicevamo prima, le gru, lo striscione, quelli mai, ma comunque... che parte dal cuore davvero, perché non è la solita manifestazione, no. Io sto col presidente, no. Che è normale da parte di un gruppo di tifosi. Oggi non c'è da dire pro questo, contro, compraci questo, fai l'altro, oppure è passato Nedved e allora troviamoci tutti e andiamo a dirgli che a Firenze non devi passare. No, una cosa estremamente costruttiva, bella, che cade in un momento, non ricordo se l'ha detto Sandro o Sonia, in cui c'è anche il bisogno di far ripartire un qualcosa, c'è questa possibilità, e quindi veramente è un qualcosa da incastonare nella storia della Fiorentina. Anche questo è un altro punto a favore di una tifoseria che, quando c'è da colpire nel modo giusto, riesce a farlo davvero in modo elegante. E a proposito di colpire, credo che questa sia, in ordine di tempo, l'ultima dimostrazione che c'è da capire qualche cosa. Ora sono curioso di vedere che cosa succede, perché se tanto conosco questa tifoseria, per ora sono queste le manifestazioni. Poi se gli gira la ciribiciaccola, non so che cosa possa, giustamente aggiungo, succedere. Gabri, ci avrei la pubblicità, la possiamo tenere per dopo? Quello che chiede il dottor Micheletti si esegue. Mamma mia. Vai, caro Massimo Brigato, bentornato, che con Leo stasera scelgono l'immagine di questa trasmissione. Ha lasciato un messaggio a proposito di un pacco che doveva arrivare oggi. Ha detto di metterlo da una parte e di non preoccuparsi. Dico, ha parlato così di un bambino. È evidente che considera il procreare una cosetta da niente. E ora noi cosa dovremmo farci con lei? Prendila su, no? Tu prendila su. E anche per sogno non la prendo. Guarda che l'hai trovata tu. Domenica, 22:45, Toscana TV. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Un'eccellenza prodotta solo in Toscana da Mani Toscane. Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la Finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo! Il Crostino. Scandicci, alle porte di Firenze. Da più di 20 anni la stessa gestione. Spaghetteria, pizzeria, pub, forno a legna, pizza a lievitazione naturale, antipasti e primi inimitabili, dessert di propria produzione. Il Crostino, punto in Viola. A cena sempre aperti, via Vivaldi 45.
abbonati Diva Sport. Sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linea scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Ciao, abbiamo fatto tanto per l'emergenza Covid-19 e ancora tanto c'è da fare, però non dobbiamo dimenticarci delle altre emergenze. Abbiamo bisogno di un endoscopio per l'ospedale di Careggi. Aiutateci a raggiungere questo obiettivo con una donazione. Date voce a chi non ne ha. Tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, via Roma. E non aggiungiamo altro. Messa così, ovviamente si parte perché domani ritorna il campionato di Serie A con i recuperi, dovrebbe ripartire anche la Serie B, riparte la Serie B, non tutta. Gabriele Calderon ha trovato una notizia, per ora restiamo per un attimo sulla Fiorentina. Mi pare Chiesa Vlahovic? Sì, direi di sì. Chiesa Vlahovic? Anche secondo me. Sonia Chiesa Vlahovic? Sì. Sandro Chiesa Vlahovic? Ma anche con Ribéry però. No, di partenza. Ma io partirei con i tre. Partirei con, ecco, i tre. Invece da quello che esce dalla casa di Beppe Iachini sembra che questo dolorino alla caviglia ancora non lo lasci tranquillo, che voglia essere gestito in un certo modo, per cui si sembra che la partenza contro il Brescia sia il consueto 3-5-2, con i soliti tre dietro, Milenkovic, Pezzella, Caceres, dubbio Caceres, Igor, i cinque in mezzo con Lirola, Pulgar, Castrovilli, Duncan ed Albert, Chiesa Vlahovic davanti, con Ribéry pronto a entrare a cambiare. Allora Giorgio, se posso finisco subito, cioè se Ribéry non stesse bene, la caviglia, il dito mignolo, quello che vuoi, va bene, ma se Ribéry fosse nella forma che è stata, diciamo così, annunciata in questi giorni, sarebbe un peccato e sarebbe anche un dispetto tenerlo fuori. E se non giochi con tre attaccanti, che poi Chiesa può anche fare qualche sacrificio e avere anche un compito supplementare, quindi anche tornare e cos'altro, se non giochi con Chiesa, Vlahovic e Ribéry contro il Brescia, voglio dire, allora Iachini secondo me comincia a scavarsi da solo la fossa, perché bravo, deve avere un po' di coraggio, deve dare anche ai tifosi quello che i tifosi si aspettano. Ribéry, se è in condizione, se non lo fosse era un altro gioco, ma se fosse in condizione Ribéry deve giocare contro il Brescia subito, perché è in uno stato di, come si può dire, di eccitazione da partita, ecco, mettiamola così. E quindi io mi piace l'eccitazione da partita, mi piace l'eccitazione da partita. E questa considerazione di Sandro portava alla domanda dopo avervi chiesto Chiesa Vlahovic, d'accordo? Sandro ha dato una chiave di lettura molto, che è questa. Molto. Sì, la chiave di lettura di Sandro è giusta, è quella sulla quale si è lavorato tantissimo in attesa di questa partita. Soprattutto nella frase si scava la fossa da solo. No, io ora rimanevo al 3-5-2, allora finisco col 3-5-2 e poi affronto anche quello. Poi ecco la sensazione di questi ultimi allenamenti, sia che Iachini riparta solo con Chiesa e con Vlahovic e che si tenga Ribéry a partita in corso, perché possa iniziare a prendere il minutaggio giusto e poi diventare titolare fisso. La fossa, la scava. Ma è questo... Sandro è arrivato. No, Sandro è andato dritto all'argomento, perché è ovvio, si è capito quanto per Iachini saranno importanti queste 12 partite. Si è capito, e è ovvio,
che prima si parte meglio e meglio è che questa fossa rimanga un fossetto, diciamo così. E quindi l'occasione di giocare con una squadra come il Brescia, che ha mille altri problemi e non solo quello di recuperare risultati e punti, e che quindi è vulnerabile, è un'occasione per poterla affrontare a testa alta subito e cercare di farle subito del male. Credo che siamo ancora un po' distanti dalla partita, in questo momento si opti per il Chiesa Vlahovic. Poi non mi sorprenderei se davvero, davvero poi domenica, con il Ribéry in questo stato di grazia, con questa voglia che ha di giocare, si ribalti un po' la posizione di dire si parte con tre, però poi Ribéry tutta la partita non la può fare e lo si richiama fuori quando c'è a disposizione qualcun altro. Chiaro, vista nell'ottica di Iachini, con il Brescia bisogna partire, far bene, magari anche divertire e portare punti importanti in classifica. Sonia, sei dell'avviso della puntura di Sandro? Ascolta, io resto dell'idea che in una parte do ragione a Sandro, cioè Ribéry ha così tanta voglia di tornare in campo, ha dimostrato una serietà professionale, un esempio da seguire per tutti con il suo impegno, con la sua dedizione praticamente all'alba della mattina al centro sportivo. Però ci deve essere la sicurezza matematica che non ha quei piccoli risentimenti che in questi giorni Antognoni aveva detto, perché piccoli risentimenti io non rischierei assolutamente allora con il Brescia. Proverei a inserirlo casomai a metà partita, a gara iniziata, quando c'è bisogno, fargli fare un po' di minutaggio. Se sta bene, potrei anche essere dell'idea di dargli subito la possibilità di giocare, però se c'è anche un minimo dubbio, no, non rischiamo assolutamente. Maurizio Canino. Io lo sai che vado sempre in take quando si parla di campo, e Iachini, siamo tornati ai tempi di Pioli, del catenaccio? Si gioca con una punta in casa che non ci vince da 6 mesi, allora continuiamo così. Continuiamo a non vincere. Col Brescia si fa il catenaccio, si gioca senza attaccanti, si tiene fuori Ribéry, si mette Vlahovic e Chiesa non è una punta, lo sanno tutti, e continuiamo con questo atteggiamento. Io giocherei anche con Cutrone addirittura, oltre che Vlahovic. Certo, ma perché la Fiorentina deve giocare in casa contro una squadra nettamente inferiore che è il Brescia, ultimo in classifica, per andare a non rischiare niente? Ha ragione il direttore Bennucci quando dice che un minimo di rischio bisogna... Ora, io... le condizioni di Chiesa, ho letto qualcosa, sembra che non stia al meglio. Anche no, Ribéry sembra che non stia bene. Però allora metti Cutrone, Vlahovic e Chiesa. Si gioca per vincere. Qui non ci sono più scuse. Fiorentina in casa quest'anno non ha vinto con le squadre facili. Ha perso con Lecce, ha pareggiato, mi sembra, col Bologna. Cioè, con tutte squadre sulla carta inferiore. Casa abbia vinto 3 volte. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere paura anche del Brescia? Io su queste cose, scusate, mi arrabbio, perché una squadra come la Fiorentina, che ha un potenziale offensivo importante e degli investimenti fatti dal presidente commisso, che paga 4 milioni l'anno a Ribéry, ha un giocatore come Chiesa che lo vogliono tutti, Vlahovic, Cutrone, che l'abbiamo preso e l'abbiamo pagato, non gioca mai, in casa sfruttiamolo, visto che è un giocatore d'area di rigore, te devi fare la partita, devi attaccare, Cutrone lo devi mettere. Questa tua intemerata piacerà tantissimo a dei tifosi milanisti, a dei tifosi fiorentini di Milano che ci stanno seguendo via diretta Facebook e che mi hanno si sono fatti vivi. Dicendo: oh, finalmente abbiamo la possibilità di sentire parlare di Fiorentina anche stando a 300 km di lontananza. Quindi concludo dicendo: domani bisogna rischiare, cioè perché lunedì bisogna rischiare, perché la Fiorentina adesso ha bisogno, soprattutto in casa, le partite quelle come col Brescia le devi vincere, non ci sono più scuse. Entro a gamba tesissima su questa tua analisi, Maurizio, perché la condivido, ma bisogna anche guardare il risultato di Parma-Torino. Dice: che c'entra con la Fiorentina? C'entra perché il Torino, di fatto, invischiato nella lotta retrocessione, se non dovesse fare punti a Parma o se dovesse farli, cambia le motivazioni anche del Brescia. E si potrebbe vedere... Parma-Torino-Parma, perdonami. Parma-Torino? Parma-Torino, se non ricordo male. Sì, è vero, Gabriele. Parma-Torino. Vabbè, va avanti. Vi lancio due domande. Una è peraltro per Maurizio Canino, telespettatore chiede... Cioè, perdonami, se il Torino non fa punti, secondo te... Il Brescia è chiaro che potrebbe avere speranze di salvezza, e far punti a Firenze vorrebbe dire rilanciarsi, visto il calendario... Ma è in condizione il Brescia di far punti a Firenze? Beh, non ha più il problema Balotelli, e questo non è da sottovalutare nel... Per te il Brescia è più forte senza Balotelli? Sicuramente sì, per il via del fatto che nello spogliatoio Balotelli, parola di Cellino, si è pentito dell'acquisto, quindi di conseguenza... Non c'è neanche Cistana.
e forse lo so, tonali. Forse tonali, no, tonali dovrebbe essere, lo so, però in queste partite l'abbiamo visto, non c'è Chancellor come sì, Chancellor. Però dico nella prima parte ora di queste partite riprese dal Covid-19 abbiamo visto un ritmo molto basso, delle squadre molto ingessate. La Fiorentina, parlavamo giustamente prima di Iachini, è una Fiorentina che non ha gioco. Ha ragione Maurizio nel dire ci vuole coraggio, perché se la Fiorentina dovesse presentarsi con Vlahovic e Chiesa e basta, è un po' pochino come peso offensivo. Non vorrei che l'atteggiamento da ultima spiaggia del Brescia in relazione al risultato di Parma-Torino potrebbe portare a delle situazioni complesse. All'andata hai fatto 0-0 a Rigamonti, c'è anche da pensare. Loro hanno avuto un gol annullato, tu non hai mai tirato in porta, e la Fiorentina quando deve far gioco, non era la Fiorentina di ieri sicuramente, però la Fiorentina quando deve far gioco e quando deve fare risultato, negli ultimi anni la storia dice che solitamente sbaglia. Anche con Iachini però, Giorgio, mi sembra che la storia in casa non sia cambiata al Franchi, perché non abbiamo raccolto molto. Quindi io vorrei, dai tecnici, perché sembra, io non vorrei ci fosse un decreto comunale, aiutatemi se sbaglio, dove a Firenze non si può giocare con due punti. Comune stasera lasciamolo stare, dopo lo stadio. Da Mihajlovic in poi non si giocava con... Io ero abbonato all'epoca, come Mihajlovic non si giocava mai con due punti, eppure c'era Mutu, c'era grandi giocatori. Perché a Firenze, me lo deve spiegare qualcuno, c'è un divieto? Spiegatemi perché non si può giocare con i due attaccanti. Su questo si va anche in proiezione futura per i tifosi da casa, e c'è un telespettatore che chiede proprio a te, Maurizio Canino, e se Ribéry ci fosse a disposizione per Lazio Fiorentina, se la Fiorentina potrebbe riuscire nell'impresa di battere la Lazio all'Olimpico di Roma. L'altra domanda invece è per tutto lo studio: durante la ristrutturazione del Franchi, visto che Rocco farà ottimi acquisti per la prossima stagione, dove andiamo noi 30.000 abbonati per due anni? Guarda, rispondo velocissimamente. Allora, Fiorentina grandi difficoltà l'ha avuta in casa. Quando giochi in trasferta, Lazio, ma ti potrei dire anche altre squadre, dove hai gli spazi, tu hai giocatori molto veloci. Vedi Milano col Milan, non era il Milan, certo, magari, però Ribéry e Chiesa e anche Vlahovic nei 30 metri, nella profondità, hanno grandi possibilità. Giocano molto bene, quindi la Fiorentina si trova in difficoltà quando trova al Franchi squadre che si chiudono, perché non ha il Cutrone o comunque il giocatore che di testa entra e fa gol. Però la Fiorentina con la Lazio, se schiera Ribéry, può mettere in grande difficoltà la compagine biancoceleste. Allora, questo mi porta a presentarvi la prima grafica di stasera, perché noi stiamo facendo tantissima considerazione e aspettativa su Frank Ribéry. Ma vorrei farvi vedere i numeri finora di Frank Ribéry. Ha giocato 750 minuti, ha fatto 2 gol, ha avuto 11 occasioni gol, ha fatto 2 assist e ha fatto 15 tiri. Quante partite sono 750 minuti? Diverse. 750 diviso 9? Bravo lui, matematica è bravo lui. E no, matematica è bravo Gabriele. No, 75 diviso 9 sono 9 per 9, no. 81, spanna più chilometro. Meno. Sono 9 partite. 8 e qualcosa. 8 partite, partite sulle 28 giocate? Sì. No. Allora questi 26, numeri, 26, questi numeri, 23, quelli che sono. Ora, questi numeri non vorrei che fotografassero però un'occasione più di desiderio che non di realtà. Posso dirti una cosa sui numeri? Sai che io cerco sempre di porvi delle condizioni da shock di discussione. Questo lo è secondo me, perché allora io credo questo su Ribéry, i numeri. Allora io sono appassionato ai numeri, però non è che poi io stravedo per i numeri. Ecco, su Ribéry i numeri sono ingenerosi e devo dirti forse anche negativi, perché Ribéry non ha fatto solo quello. Secondo me Ribéry, quando c'è stato in quelle partite, è stato un valore aggiunto al netto dei due gol. Non numericamente quantificabile. Esatto, cioè su giocatori con queste caratteristiche come a lui, secondo me andare a scindere che gli assi sono stati solo 2, tiri in porta 15, e secondo me è molto diminutivo su un giocatore con caratteristiche di Ribéry, perché Ribéry, non te lo dico perché stravedo per lui, ma cerco di fare un'analisi asettica. Mettere i numeri accanto a lui, secondo me, è un diminuirne in modo troppo netto il valore. Ricordiamoci però che alla fine di questo giochino bisogna sempre portare a casa i 3 punti. Arrivavo a questo e poi ti dicevo, poi nella classifica finale conteranno i gol, gli assist e tutto. Però ecco, io credo che in una classifica finale, se raggiungi un certo risultato con Ribéry, lo raggiungi in un certo modo, senza Ribéry lo raggiungi in un altro. Quindi su certi giocatori, secondo me, le statistiche sono importanti, sono numeri, sono inconfutabili.
In questo caso ci va messa anche qualcosa di più. Guarda, Sonia, un secondo per dire, confermare quello che dice Riccardo. Ribéry nel Bayern giocava esterno insieme a Robben dall'altra parte e Toni, e poi c'è stato Lewandowski nella Fiorentina. Scusa, che punta, cioè, sì, però lui non fa di mestiere la punta, lui fa, anche se ha segnato, ma lui ha sempre fatto l'esterno. A Firenze mi dite chi è la punta, perché spesso ha giocato solo con Chiesa, che non è una punta. A Firenze la punta lui l'ha avuta qualche volta con Vlahovic. Posso dirti una cosa, Giorgio? Sei stato molto bravo a fare questa statistica. Perché sono dati Lega, oltretutto. Sì, perché dati è brutta, Lega. Cioè è brutta nel dati senso, hai stimolato secondo me un qualcosa che ci deve far riflettere. Cioè, secondo me Ribéry non è soltanto questo. Cioè Ribéry, che diceva prima Sandro e che vorremmo vedere con il Brescia, se Ribéry con il Brescia mi rifà tre tiri ma non fa gol, secondo me Fiorentina-Brescia è comunque un'altra partita. Poi non è il suo mestiere far gol. Sonia e poi Sandro. Allora, io sono dell'idea di Riccardo, cioè Ribéry non è, non si può disegnare e rappresentare con i numeri. Lui ha dato così tanto in quel periodo alla Fiorentina, aveva dato la sua esperienza, i ragazzi tutti lo certificavano del fatto dell'importanza di giocare accanto a lui, di averlo accanto, quello che ti sprona, che ti dirige in campo con la sua classe e la sua, ribadisco, esperienza. I numeri per me, a me non piacciono proprio, quindi lasciano il tempo che trovano. Io sono convinta che con Ribéry in campo la Fiorentina avrebbe avuto un'altra posizione in classifica, perché avrebbe aiutato tantissimo i ragazzi a crescere, avrebbe dato un contributo notevole. Ricordiamoci, l'abbiamo anche detto, mi sembra anche l'altra settimana, che Ribéry fu premiato a settembre come il miglior calciatore del primo mese della Serie A. Quindi nonostante la veneranda età, nonostante tutto, era stato considerato il migliore, quindi ci sarà un perché, no? Sandro? Allora, le cifre sono bugiarde, perché, vedi, Ribéry ha dato il meglio di sé quando è entrato nel vivo del gioco della Fiorentina, e non è stato subito. Io mi ricordo, l'ho già detto anche la settimana scorsa, però mi ripeto volentieri su questo, Ribéry si arrabbiò con Montella durante la partita di Genova a Marassi contro il Genoa, e partita che non andò bene per la Fiorentina, perché non lo faceva giocare. Montella, anche lui, aveva, vedi, ha detto molto bene Maurizio Canino, giovane collega, e però giovane una volta, per spirito critico, perché grazie direttore, c'è sempre stata la... Com'è? Grazie, la ringrazio. No, figurati, poi dammi del tu, perché se no mi consideri troppo vecchio. Allora, il discorso è questo. Alla Fiorentina, è vero, è sempre mancata la punta, è sempre mancato qualcuno che la buttasse dentro. Ribéry è uno che si è sempre messo a disposizione quando è stato fatto... quando è andato in campo. Poi ricordiamo la grande rimonta su Cristiano Ronaldo, la partita è roba, solo quel gesto tecnico probabilmente gli sarebbe valso la palma del migliore in campo, ma poi è ficcante anche quando si tratta di andare in porta. La partita di San Siro contro il Milan, che è stata una delle partite forse la migliore della Fiorentina di quest'anno, non è che sia stata vinta perché il Milan era una spanna sotto. La partita di Milano contro il Milan fu vinta perché la Fiorentina dette il massimo e Ribéry fece tantissimo in quella partita. Quindi poi dopo è andato avanti ed è arrivato anche all'infortunio, ma se non ci fosse stato l'infortunio, quella entrata del giocatore del Lecce, che insomma io avrei assolutamente sanzionato in maniera con un rosso diretto come minimo, ecco, non ci fosse stato quello, forse il campionato della Fiorentina sarebbe stato anche diverso, e chi lo sa, forse sarebbe stato anche diverso il destino di Montella, non lo so questo, però vedremo. Con Ribéry in campo io sono più tranquillo, più sicuro, perché so che la genialata, il momento, la carta vincente, la giocata vincente, Ribéry ce l'ha nei piedi da sempre, anche a 36 anni abbondanti. Tra l'altro uscì a San Siro, la standing ovation ci fu di tutto lo stadio, e dei tifosi rossoneri. Questo a far capire l'importanza e la bravura di questo giocatore. Secondo me non l'abbiamo convinto, Giorgio, ragazzi. No, abbiamo dato tutti, ma non l'abbiamo convinto. No, ma
No. Il discorso è questo. L'importanza, se vuoi, psicologica di Frank Ribéry è innegabile. Io che invece i numeri li considero importanti, non unici, ma indicativi, credo che l'aura che ha di importanza psicologica Ribéry, certo, invada quello che poi lui materialmente è in condizione di fare. Ed è per questo che credo Iachini preferisca Chiesa Cutrone. Questa è... potrebbe essere. Però siccome lunedì potrebbe anche essere uno scontro titanico tra futuri nazionali, altro argomento che so arrapare Sonia Iachini, soprattutto quello che era nazionale, abbiamo gli azzurri contro Castrovilli Tonali, perché Tonali vi dico che gioca, dovrebbe essere in condizione di giocare. Allora, Castrovilli vince 76 dribbling dei 103 che fa, Tonali ne vince 32 dei 40. Tonali perde 39 palle contro i 63 di Castrovilli. Castrovilli fa 3 gol sui 30 tiri che tira, che fa, Tonali fa un gol sui 19. 20 anni ce l'ha Tonali, 23 ce l'ha Castrovilli, 5 gli assist di Tonali, 2 quelli di Castrovilli. Parto io, parte Sonia. Parti tu, Ricky. Allora, io mi prendo la Sonia parte... è di rincalzo. Io mi prendo la parte dell'età, va bene? Io giudico quello, non si può dire niente. Tonali ne ha 20, perché sennò è cattiva anche questa. No, insomma. Anche questi dati Lega. Dati Lega. Dico che... Io, se fossi un tifoso e li avessi tutti e due in squadra, no, facci i saltoni. No, allora, se la mettiamo su questo mi dai un assist positivo. No, questo sicuramente... averli tutte e due in squadra, questo è la mediana vera della nazionale, di una nazionale che è molto diversa dalle nazionali che non ci piacevano più, cioè una nazionale con Castrovilli e Tonali ha questi numeri, allora se li mixi e li mixi viene fuori, quasi la perfezione, venendo alla tua passione per i numeri, perché obiettivamente stento a credere che potrebbe esserci un incastro diverso nel fare una coppia diversa, cioè Castrovilli e chi o Tonali e chi, quindi insieme davvero sfiorano la perfezione, perché gli assist, se uno ne fa meno lo compensa l'altro, ma anche nel dribbling, dove se li guardi in proporzione 76 su 103 e 32 su 40, quella di Tonali è spaventosa, perché 32 su 40 davvero ricorda, siamo quella di Pirlo aveva lo stesso tipo di percentuale, siamo vicini al 100%, e quindi quella di Castrovilli è un pochino più in salita, però poi Castrovilli è un altro tipo di gioco, non ha l'obbligo di Tonali di stare sempre a testa alta, ma ha l'obbligo di dialogare, magari anche correndo, avendo una manovra più veloce, quindi è molto positiva. Vederli uno solo con la maglia viola e quella con il Brescia, mi piace proiettarla sul lunedì. In futuro mi piacerebbe vederla entrando con la maglia viola, poi dietro anche quella azzurra, ma comunque con quella viola. Sonia! Allora, quando parte con allora è preoccupante. Non me ne potrebbe fregare di meno. Allora, io considero che la maglia viola è quella che mi piace in assoluto e quindi il mio tesorino Castrovilli non mi interessa. Tonali, bravissimo. Magari, insieme, non in maglia azzurra, in maglia viola, casomai. Però devo dire che... non ho capito, ma il nostro balla un monte di più, dribbla alla grande, quell'altro non dribbla mai, non ho capito, ne fa 4 volte tanto di Tonali dribbling Castrovilli, perché non riesco a capire le proporzioni dei dribbling che fa, che ne fa tanti il nostro e pochissimi Tonali, quello non mi torna. Sono tipologie di gioco diverse delle squadre, Tonali è più abituato, uso un terminaccio, a darla via di prima e a farla correre la palla, quindi non ha bisogno del dribbling. Castrovilli fa più dribbling perché il gioco della Fiorentina non c'è e quindi deve trovare più spazi individuali. Diciamo, visualizzando i due giocatori, Tonali, stando davanti alla difesa, quello è il suo ruolo, lui spesso trova l'incursore della squadra avversaria che lo punta e lui lo salta e poi lancia. Ha detto bene Giorgio, lui massimo fa 2 tocchi. Castrovilli invece è un giocatore che si inserisce in profondità, quindi spesso trova nugoli di avversari che cercano di fermarlo. Ecco perché... ha una percentuale minore, perché Castrovilli a volte parte in slalom, l'abbiamo visto più di una volta, anche la famosa azione in casa dove fa quella robona che si gira nel libro a 3. Vai Sonia, vai, che poi vado da Sandro. No, appunto, ho detto io, ritengo che siano due calciatori eccezionali, diversi ma eccezionali, e in questo momento però io sono molto sintonizzata, molto concentrata su
Castrovilli sulla possibilità di vederlo diventare il calciatore più importante, uno dei calciatori più importanti della Fiorentina, con la mitica maglia numero 10 sulle spalle, perché questo ragazzo ci darà grandi soddisfazioni ed è la persona, il calciatore, io credo, proprio per l'esperienza che ho fatto delle mie interviste con tutti i Viola Club, con le persone che ho parlato, dalle Alpi agli Appennini, alle Ande, alla Sicilia, tutti ritengono che il punto fermo da cui ripartire sia Castrovilli. Se qualcuno deve essere sacrificato per un mercato, quello possa essere Chiesa. Castrovilli ha l'ammirazione indiscussa di tutto il popolo viola. Sì. Sandro, poi vado da Gabriele Caldiero. Allora, sono giocatori assolutamente complementari. Non sono diversi, infatti è vero, e non, a me sarebbe piaciuto molto avere Tonali nella Fiorentina, e io credo che ci sia stato poco coraggio un po' di tempo fa, perché era stato avvicinato Tonali alla Fiorentina, ma forse in maniera un po' timida, e quindi senza quell'offerta che probabilmente oggi con Commisso sarebbe anche potuto avvenire. Oggi no, nel senso, poteva avvenire prima, perché ora Tonali credo che abbia una quotazione di mercato altissima, e credo poi sia già stato promesso sposo ad altre formazioni, mettiamola così. Quindi mi piacerà sicuramente vedere la partita e vedere le prestazioni di Tonali, che è davvero, come ha detto il collega, è davanti alla difesa, mentre Castrovilli è uno che punta, che va avanti, è un propulsore. E vederli giocare insieme, ecco, sarebbe sicuramente un piacere. Purtroppo, ripeto, è una cosa che non potremmo avere a Firenze, perché ormai le quotazioni del ragazzo bresciano sono, non credo siano più, ma soprattutto c'è grande concorrenza per averlo, ecco. Sarà il centrocampo ci farà vincere gli europei l'anno prossimo. Sì. Centrocampo che ci farà vincere. Come Giorgio non ho capito. Sarà il centrocampo che ci farà vincere gli europei l'anno prossimo. Questo sarebbe molto bello se fosse possibile. Sogna, non gliene frega nulla, ma piacerebbe. Io mi auguro però che Castrovilli nelle prossime partite, ecco, faccia onore alle parole spese da Commisso. Cioè, il Commisso dice: lui lo tengo, su lui ci scommetto, ecco, è la intanto, caro Castrovilli, dacci una mano a fare bene queste 12 partite che mancano alla fine del campionato, portaci il più in alto possibile, e credo che lui abbia davvero le qualità per poterlo fare. Il tempo è tiranno e ci lasciamo con una provocazione prima della fascia pubblicitaria. Tonali, Castrovilli, Amrabat, il messaggio da casa, centrocampo da sogno. Mamma mia, bello, ragazzi, bello, che bello, trionfo bravo. Di centrocampo sarebbe. La pubblicità, perché sennò poi Massimo Brigato ci picchia. Ha lasciato un messaggio a proposito di un pacco che doveva arrivare oggi. Ha detto di metterlo da una parte e di non preoccuparsi. Dico, ha parlato così di un bambino. È evidente che considera il procreare una cosetta da niente. E ora noi cosa dovremmo farci con lei? Prendila su, no? Tu prendila su. E anche per sogno non la prendo. Guarda che l'hai trovata tu. Domenica, 22:45, Toscana TV. Nel tuo primo giorno di scuola eravamo già con te. Quando svegliarsi la mattina era una sfida, noi eravamo lì. Siamo stati con te nelle gioie e nei momenti difficili. Nella nostra regione, nella tua città, nel tuo paese. Anche quando essere vicini è diventato difficile, noi ci siamo stati e ci saremo. Free Zanz. Libera il tuo giardino dalle zanzare con prodotti naturali e sicuri. Free Zanz. Professionisti contro le zanzare. Il tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, via Roma. E non aggiungiamo altro.
Il gruppo di lavoro MediPro Firenze, che raccoglie attorno a sé, dentro di sé, Ecointerventistica Firenze, Medici in Casa, la sezione odontoiatrica della dottoressa Fortini, è accomunato da una stessa filosofia di comportamento, che si fonda su tre pilastri. Il primo, l'approccio clinico, la visita, l'anamnesi, il rapporto col paziente. Il secondo, l'interdisciplinarietà. Il terzo, la collaborazione fra i vari specialisti. Attraverso questo modello possiamo avere cura della vostra salute. In occasione della dichiarazione dei redditi, sostieni la Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus nella sua attività di ricerca e sviluppo. Un piccolo gesto è un aiuto prezioso. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus. Aiuta a migliorare il futuro dei malati oncologici. Un bel sorriso è il segreto per rendere la vita più allegra. Sorridere è il regalo più grande che possiamo fare a noi stessi e agli altri. Lo studio dentistico diretto dal dottor Alberto Borgioli mette a disposizione soluzioni impianto protesiche avanzate, compresa l'innovativa impiantologia zigomatica per i pazienti con atrofia del mascellare. È attivo un settore ortodontico che si prende cura del sorriso dei vostri bambini attraverso l'utilizzo di dispositivi di ultima generazione con alta predicibilità di risultato anche nei pazienti adulti, personale qualificato e tecnologia all'avanguardia. Allora, ultimo blocco di trasmissione all'interno del quale c'è il fotoquizzone, però prima, da stasera, bisogna ricordare una cosa importante che capita all'interno del nostro palinsesto, si sposta al venerdì sera, e lo vedete già anche nella nostra scritta che accompagna la diretta per aiutarvi a capire che cosa c'è dopo, Giallo Toscana. Giallo Toscana si sposta, trasloca dal sabato sera al venerdì sera per tutta estate. Questa sera Vittorio Betti, tornato alla grandissima, si preoccuperà di dare le ultimissime novità per quello che riguarda l'inchiesta legata alla morte del Parascieri a Pisa. Quindi Giallo Toscana tutti i venerdì, non più il sabato sera, tutti i venerdì sera dopo A Tutto Gol del Venerdì. Questo anche perché dalla prossima settimana A Tutto Gol del Sabato sborderà fino alla mezzanotte circa, partendo alle 7:30, perché con doppio turno di campionato ci adeguiamo ovviamente e faremo dalle 19, mercoledì, sabato e domenica, dalle 19:30 alle 24, minuto più, minuto meno, per potervi permettere di seguire la Fiorentina e le altre. A proposito, prima del fotoquizzone, Gabriele Calderone ha selezionato una notizia che mi ha incuriosito. Perché il 3-0 al Pordenone? Il 3-0 al Pordenone si paventa perché, come abbiamo scritto nel nostro crawl, il titolo è questo: Pordenone-Venezia, Felicioli, calciatore dei Lagunari di Venezia, positivo al Covid-19, probabilmente il Venezia non si presenterà alla gara, si va verso il 3-0 a tavolino dal regolamento, perché chiaramente... Ma perché non si presenta al Venezia? Il Venezia non si dovrebbe presentare, secondo il lancio di Sky Sport, perché il club ha comunicato che non giocherà la sfida in programma alle 20:30, allora, in quanto non sussistono le condizioni per disputare la partita a causa di difficoltà organizzative relative allo svolgimento dei tamponi al successivo viaggio da affrontare. Quindi tampone, non c'è tempo materiale, visto che Felicioli è positivo, di ritrovare tutti i negativi, spostamenti logistici che non permettono il raggiungimento di Trieste, dove è in programma la gara di Pordenone, quindi Venezia che si troverà costretto a non presentarsi, dunque Pordenone che dovrebbe prendere il 3-0 a tavolino e i 3 punti in classifica che li lanciano in ottica playoff per salire. Comunque è un brutto precedente questo del 3-0, del rinunciare. Perché non sono in grado di farlo. Guarda, io ora poi non mi riferisco esclusivamente alla Serie A, perché non credo ci possa essere un qualcosa. Non succederà mai. Guarda. Ecco, ma in Serie B con tante squadre, con trasferte impossibili, con insomma, questo precedente... Però, oltretutto, questo che tu dici è
pazzia pura, perché da Venezia a Trieste. Appunto, stavo dicendo, se la logistica è questa, cioè non vorrei. E poi dopo, se scatta il 3-0, scattano i punti in classifica. Quindi la partita dovrebbe essere 3-0 e meno 1. Quindi perdi 3 punti e 1 in classifica di penalizzazione. Non mi piace. Ma scusate, ma il problema cosa significa il problema organizzativo? Sono stati fermi mesi, c'è stato modo di studiare tutte le possibilità di come gestire questa situazione. Non capisco il fatto, se è malato un calciatore. Che è può stato essere... detto che il calciatore sta in quarantena 4 giorni, esatto. Solo il calciatore. Non capisco perché non riescano a organizzarsi per poter fare una trasferta con i cioè, mi sembra assurdo questa motivazione, non so. Sonia, per una volta faccio io Sonia, se me lo permetti. Non mi piace. La sensazione è che ci sia sotto qualche cosa d'altro. Sì, non mi piace. Io sono non giorni essere... di dire che questo ragazzo Sandro. È positivo, almeno 2 o 3 giorni. Che io ho sentito questa notizia, soprattutto... non è di oggi, No, è la seconda volta che è risultato positivo. È risultato appunto, positivo la seconda volta. Quindi dicevi, Sandro? Lo so. No, dicevo che hai perfettamente ragione che ci possa essere qualcosa d'altro sotto, ma io temo ancora più sotto, cioè nel senso, se passa questo principio che esatto. magari una squadra di Serie B può non andare a giocare e non succede nulla oltre al di là della partita persa. Chi mi dice che magari in Serie A, verso la fine del campionato, una squadra che magari non ha più nessun interesse per la classifica e mentre magari l'avversario può avere degli interessi, non si presenta e perde 3-0. Cioè, queste cose nel calcio professionistico, secondo me, non devono avvenire mai. E che succedano in Serie B è sicuramente preoccupante. Perché quando è come il Covid, non vorrei che si attaccasse il contagio, capito? Che questo che fa la Serie B magari contagiasse anche la Serie A in una delle partite, magari finali, di questo campionato a porte chiuse. È giusto il tuo allarme. A un certo punto poi si parla di campionato falsato. È giusto il tuo allarme, però fortunatamente fortunatamente da questo punto di vista tra le due realtà ci sono mari di diversità, per cui è un problema questo che ha giustamente paventato Sandro Benucci, che in Serie A non andare per rinuncia non esiste, perché ci sono in ballo 26.000. Fidati Sandro, non cioè, in Serie A non esiste fuori, Giorgio, no, non è che il fatto di non andare. Il problema è un altro, è che si sta parlando non in tempi normali, sta parlando di Covid. Se una squadra magari viene, trovata con un contagiato o con due contagiati, alla fine dice vabbè, la partita tanto pazienza, non ci vado e buonasera. Questo secondo me sarebbe un precedente gravissimo, è un precedente grave. Vedremo. Anche per la Serie. Vedremo, la partita... Secondo, secondo il sito il della contagio che possa avvenire un contagio anche sulla Serie A. Secondo il sito della Lega B, la partita è ancora in programma domani sera alle 20:30. Stiamo a vedere che cosa capita. Intanto incominciamo con il nostro fotoquizzone che stasera è fantasmagorico. Accomodiamoci. Fantasmagorico. Auguri a credo che nessuno di voi non aspetta Massimo, credo che nessuno di voi si ricordi il nome che sto per fare o che abbia giocato a Firenze. Antonio Dell'Oglio. No, io me lo ricordo. Sì. Ah, anche io me lo ricordo. Vedi? Ecco, sì. Domani veniva. Fa Bugiardi. No, io me lo ricordo. Veniva dall'Ascoli. Dall'89, sì. Per essere precisi veniva dal settore giovanile dell'Inter. Dell'Inter. Ma scusa, venne fatto esordire in Serie A da Eugenio Bersellini. Ecco, quindi era un mancinaccio amante della vita che contornava la vita del calciatore, era un essere esageratamente interessante da seguire. Fiorentina ecco perché Sonia lo conosce? No. Non è per questo. Dall'89 al 93 compie oggi 57 anni. Ma ce n'è un altro e vi facciamo vedere la fotografia che compie gli anni. Vi sfido a riconoscerlo. Il silenzio regnò sovrano. Sì, bravo, Lecce, bravo. È italiano, è un difensore, è nato il 19 giugno. Pasquale Bruno. Brava Sonia. Brava, brava. Pasquale Bruno. Brava Sonia, brava Sonia, brava Sonia.
è proprio o animale. Mi sia venuta, boh. È proprio o animale. Pasquale Bruno con la maglia del Lecce, ha giocato anche con Como, Juve, Torio, poi con, in Scozia con una squadra che non pronuncio, a Firenze un anno solo, dal 93 al 94. Hai visto, Sonia, che Stefano Borghi stasera ha fatto tutto per te? Sei stata brava. Non so quale cassetto delle memorie mi si sia Ha indovinato. Detto. Peccato che non fosse questa la domanda del fotocuizzone. Vai, una volta tanto. Perché il fotocuizzone, caro Gabriele Caldieroni, che sei particolarmente attento a queste cose, è sempre attualizzato sulla prossima partita. No, aspetta, io faccio un appello. Il fatto che io di solito sono il sabato e che non faccio il fotocuizzone, a me mi ha rovinato la vita questa cosa. Cioè, voglio il fotocuizzone del sabato. È possibile averlo? Stasera ti rimetti a posto. Fiorentina-Brescia può essere messa in archivio la storia di Fiorentina-Brescia come la partita degli autogol, perché sono sempre stati incontri dove si è segnato nelle porte sbagliate. A tutto autogol. Allora, la domanda numero uno, stagione 93-94, quella proprio di Pasquale Bruno in maglia viola, e la Fiorentina era in Serie B. Questo dopo, Massimo. Quinta giornata, Fiorentina-Brescia 2-1, per la Fiorentina. Chi furono gli autori degli autogol? Quindi sono due autogol? Sì. Mm. E chi fu espulso al 48esimo, ovviamente della Fiorentina? Ovviamente ricordiamo ai telespettatori che chi indovina dopo tre secondi c'è il prestigioso Pasquale Bruno. Bravo. Fu espulso Pasquale Bruno. Bravo, bravo. Mm. Che poi ci fu la famosa rissa nello spogliatoio. Bravissimo, bravissimo. Che Bruno dovette difendere Batistuta, che in realtà forse era quello che c'era Mircea Lucescu sulla panchina del Brescia. Madonna, ragazzi, stasera Galli avete fatto arrabbiare, avete fatto arrabbiare, però non erano tutte queste domande. No, questo poi era dopo. Mircea Lucescu in quell'occasione Lucescu si presentò in sala stampa con la macchia di sangue, sì. Bravo. Ma no, chi gli autogol? Gli autogol è un po' più complicato. Un portiere? Sonia? Sandro? Io ho già dato però. Sì, per stasera tu sei a posto, abbondante. Un portiere di chi? Un portiere, che vuoi? Ci aiuti? Toldo per caso? No. Mareggini? No. Landucci? Sì. Però era del Brescia. Bravo, Landucci era del Brescia. Riccardo Galli, perché c'era Mareggini nella Fiorentina. Io non devo specificare niente. Dico Landucci, finito lì. Poi domanda numero due. L'espulso. No, quello che avete già risposto. Qui questa domanda l'avete fatta bene. Bravo. Chi venne buttato fuori? Torniamo indietro. Pasquale Bruno. Pasquale Bruno. È talmente tanto preso dal fotocuizzone che non è attento. Sì, c'ho l'ansia perché è tanto. Domanda numero due. Andiamo alla stagione 86-87. Qui Sandro Bennucci potrebbe essere un pochino più favorito. 18esima giornata. Fiorentina-Brescia finisce 4-3. Spettatori paganti 12? Non lo so. Quante autoreti ci furono in quella partita e chi le fece? 4-3, risultato finale. Ne ha fatte. Vediamo se ci arriva Canino. Io l'avevo anche letto l'articolo di questo giocatore del Brescia che ha fatto, se non vado errato, ben due autogol. Bravo. Bravo. Però, te la do per buono. Mi sfugge il nome. Niente. Dimmi solo se ci si ferma qui o se ce n'è ancora una. Di autogol. È un indizio. No, lui ne ha fatti tre. No, due, tre autogol a favore della Fiorentina, due lui di Giorgi. Di Giorgi, sì, di Giorgi. E uno del mitico Tullio Gritti. Sì. Di Giorgi, tra l'altro, ho letto questo articolo molto interessante la scorsa settimana, dove si racconta tutta la storia di questo giocatore, che purtroppo poi, insomma, ha avuto anche dei guai giudiziari, dovuti, insomma, ora non si sta a dirlo, però peccato perché lui raccontava di questa sua esperienza che è passato dai campi di Serie A con grandi calciatori a questa purtroppo poi brutta esperienza, insomma, che l'ha visto durante il resto della carriera. Quindi ecco, me lo ricordavo per questo, però non mi ricordavo il nome. Domanda numero 3, Sandro. Nella storia di Fiorentina-Brescia ci sono stati la bellezza di 41 doppi ex, cioè giocatori che sono stati sia nella Fiorentina che nel Brescia. Qui sono forti. 38 sono calciatori, 3
sono allenatori. Ti ricordi gli allenatori, Sandro? Dunque, aspetta, Mazzone. Bravo. E poi aspetta, Iachini. Cavazzin? No. Iachini? No. Allenatore. Ah. Iachini, giocatore, sì, è uno dei tanti. Sì, allenatori. Sì, sì. Beh, me li brucia Riccardo Galli, ragazzi. Una roba incredibile. Aspetta. Uno è lo stesso nome di colui che ha fatto gli autogol, Giorgi, ma non è lui. Bruno Giorgi. Bravo. Giorgi. Infatti... Uno è un signore che si è trasferito qui vicino dalla natia Emilia Romagna e ci ha lasciato da un po'. Allenatore scudettato con una squadra di Milano. Gigi? Già. Simoni? Simoni. Gigi Simoni. No. No, no, ma non è Emiliano, è vero. Eugenio Bersellini. Bersellini. E uno è quello del quale l'aneddotica disse che, presentandosi nello spogliatoio del Napoli, disse: per me allenare voi o la Scaffatese è la stessa precisa identica cosa. Cuoso. A prescindere. Cuoio non ha mai allenato il Napoli. Capelli bianchi, bergamasco, tagliato con l'accetta, cattivo come il pepe. Il pepe è buono. Dovresti arrivarci, Sonia, eh? Ragazzi, è stato anche allenatore della Fiorentina. Voi che conoscete la storia della Fiorentina, non vi ricordate questo allenatore qui? Che anni allenava più o meno? Ora non essere per... Ma non vuoi sapere troppo. Capelli bianchi e scolpiti, come... Ti ho dato il cognome. Bianchi? Eh sì, eh. Bianchi. Osvaldo Bianchi. Vedi Sonia che arriva. Non me lo ricordavo al Brescia. Sì, la battuta quella di Napoli, ora mi viene in mente, la fece lui. Volete vedere in 35 secondi tutte queste cose che sono successe, che abbiamo detto, fra autogol e interventi su Jorge Iaghi, che giocava nel Brescia. Guarda caso proprio di Pasquale Iachini, eh. Ah. Allora, questo è il primo autogol. Va via Ramon Diaz e Giorgi, pam, la tocca piano dentro. Poi questa è la deviazione in barriera che porta su, e questo è clamoroso, questo autogol qui è clamoroso, veramente clamoroso, sempre di Giorgi. Guardate, ecco, questo è l'intervento di Peppe Iachini, poi espulso, e poi guardate come entra Pasquale Bruno, è entrato leggermente sulle terga, ma proprio leggermente, proprio così. E questa è quell'autorete di Landucci che dicevamo, con l'altra autorete. Questo è il festival degli autogol tra Fiorentina e Brescia. Io quella di Giorgi l'avevo rivista, tra l'altro c'era Giancarlo Antognoni in quella partita lì, e rividi le immagini, non mi ricordavo il nome, con la telecronaca originale di Giancarlo Giannini. Tra l'altro, quella partita a cui ti riferisci, quel 4-3, è stata importante per Giancarlo Antognoni, perché in quella gara Giancarlo Antognoni ha raggiunto Beppe Chiappella in testa alla classifica delle presenze in maglia viola in Serie A. Quindi, ma non era questa la domanda? No, e adesso abbiamo veramente finito. Basta ricordare che 180 minuti. Queste due partite, 5 autoreti, credo che sia un record storico. Credo che sia un record storico. Però tutti zitti, cioè tutti parlanti tranne uno, che sa che deve tacere, vi faccio vedere questa fotografia. Chi sono? Vabbè, Artemio Franchi. E l'altro? Sandro. Bravo Riccardo! Sandro Bernucci! Sì. È proprio Sandro Bernucci, al quale siamo arrivati in fondo alla trasmissione, facciamo gli auguri perché ieri era il suo compleanno. Ah, buon compleanno, auguri! Quanto ne fa? 41? 12. Ah, vabbè. 12. Sì. E questa è una fotografia... Altro, ed è questo. Un compleanno molto rotondo. Questa è una fotografia... Perché foto avevo 20 anni, quella foto è una foto di 50 anni fa, era dopo dopo il ritorno di Franchi dal Messico. Dopo il mondiale messicano, dopo il 4-3 di Italia-Germania e dopo ovviamente anche la sconfitta contro il Brasile, Franchi mi mandarono a intervistarlo, per me fu una cosa eccezionale. Poi devo aggiungere una cosa: nella fotografia non la vediamo, ma si intravede un naso e si vedono degli occhiali. Ecco, quelli appartenevano, naso e occhiali, a un giornalista fiorentino molto importante,
si chiamava Nerio Giorgetti ed era il babbo di Angelo. Babbo di Angelo, esatto. Quindi era un momento, ora si vede meglio nella foto anche Nerio. E lì, in quella intervista che Franchi ci concesse, e per me fu una cosa eccezionale perché firmai in prima pagina di Stadio il giorno dopo, Franchi ci raccontò che non ci dovevano essere le polemiche fatte da Brera, da Gino Palumbo, eccetera, perché non potevano giocare insieme Mazzola e Rivera, e lo spiegò molto bene, perché chi avrebbero levato se avessero giocato insieme Mazzola e Rivera? Fuori De Sisti non si poteva, fuori, perché De Sisti era importantissimo nell'economia, nell'equilibrio della squadra, fuori Domenghini non si poteva perché sulla fascia destra se no chi c'era? Le punte erano Boninsegna e Riva e quindi non c'era posto per tutte e due insieme. Però poi anche ora, a 50 anni di distanza, il povero Ferruccio Valcareggi è stato crocifisso anche l'altra settimana durante la trasmissione di Bruno Vespa e gli dissero che non aveva capito, e questo mi è dispiaciuto molto perché in realtà Uccio era un allenatore, un commissario tecnico che ne sapeva molto di calcio, e ne sapeva tanto di calcio anche Artemio Franchi. Io davvero mi onoro ancora oggi di averlo avuto come riferimento, ecco. Questo è un regalo che ci ha fatto Sandro Benucci, perché la fotografia arriva da lui ed è un documento storico nel vero senso della parola, e ci faceva piacere, visto che questa è stata anche la settimana del 50esimo. Storico, anche Giorgio, perché lì c'erano i capelli. Devo dire che ti donavano in modo particolare i capelli, ecco, non so se erano i 50 anni in meno o i capelli, ma ti donavano in modo particolare, veramente in modo particolare. Sandro, grazie per questo regalo che ci hai fatto, era soprattutto, ripeto, di attualità, visto che si parlava del 50esimo, di quella manifestazione, di quella partita che è la partita per tutti. Io, sai, mi vergogno a dirlo, è sempre stata la mia partita, io sono cresciuto nel mito di quella partita. Sai che l'ho rivista la scorsa settimana, mi sono stufato. Di rivederla? Di rivederla. No, non credo. Mi sono stufato. No, perché anch'io l'ho rivista sempre, cioè non l'ho vista e rivista tante volte, però no, cioè, quella è una pagina di storia, quella è una pagina di storia. Mi sono stufato anche di studiare... Si dice anche di Napoleone. Cesare che passa il Rubicone. No, invece no, dai... No, perché ti fa vedere... Sai cosa? L'ho vista talmente tante forse volte, ecco, che tutte le sfilacciature emozionali sono finite. Vedi tutto. Vedi anche Bruscolini, era la trasmissione. Poi oltretutto l'ho sentita con la telecronaca di Karl-Heinz Schnellinger, mi sono girate a quel punto, le scatole due volte. Vabbè, allora lì. Gabri, un po' di spazio a casa che siamo in chiusura. Assolutamente, tanto piccola correzione, si gioca a Torino, Torino-Parma, piccolo refuso, lo correggiamo. Tanto... Il Torino non vince. Se non vince sono dolori. Io no, no, ma figurati. Allora, sono passati anche sotto il nostro crollo, sono stati tantissimi messaggi arrivati oggi nella nostra messaggistica istantanea. Cerchiamo di fare un riassunto. Filippo Pucci ha detto che sicuramente ci saranno altre manifestazioni. Ah. Luciano D'Empoli, questo è un monito interessante. Stadio a campi possibile. A Firenze dopo 30 anni non possibile. Sontuosa manifestazione dei tifosi, incisiva, che non dà più alibi alla politica fiorentina. Forza Rocco, questo era Alessandro da Viareggio. Ormai ha deciso il nuovo stadio a campi perché ha risaputo che la sovrintendenza mollerà poco o niente. Franco da Livorno, ci sono anche i complimenti per Maurizio Canino, e si ritorna a parlare di Franco e Ribéry. Non è quantificabile l'apporto di Ribéry, se Iachini vuole provare ad essere riconfermato gli dà la maglia e lo fa giocare dietro le due punte. Questo era Marco Forza Viola. Però sugli ex era l'unica domanda a cui potevo rispondere, non si fa perché non c'è tempo, va bene, emetterò fattura perché non è giusto assolutamente. Tra l'altro Gabriele ha selezionato, queste intanto sono le immagini con le quali abbiamo aperto la trasmissione, cioè con la diretta dallo stadio. Le gru sono quelle che sono state portate al Franchi dai tifosi Viola per far capire a chi di dovere che la loro qualità di vita durante la partita deve essere decisamente, radicalmente cambiata, perché loro sono stufi. Ed è stata una manifestazione di una civiltà esagerata. Tra le cose che ha selezionato Gabriele Calderon, ce n'è una particolarmente che mi piace. Per una volta, se riuscissimo a non soggiacere alle regole del marketing e non vendessimo il nuovo stadio della Fiorentina, per cui si chiamerà Pinco Palla Arena, c'è un suggerimento. Alighieri,
Sarebbe Ganzo, dall'Alighieri di Firenze, bello, insomma, bello. L'avevamo, Giorgio, era bello. Già venuta fuori la proposta quando presentò Della Valle il progetto in Palazzo allora Vecchio, subito. Non quello del 2000. Allora cambiamo subito. Venne fuori... No, no. Era il Divino Stadio venne fuori, per esempio. Però, insomma, l'Alighieri... Tutto ispirato Alighieri a Dante. È bello. Dire, dal Dante... amici telespettatori, dal Dante Alighieri 3, Fiorentina Milan, grandissimo. Vorrei pagherei per essere quel telecronista. Bello, Dante Alighieri, ti piace Maurizio? Molto, molto. Sai chi è Dante Alighieri? Sì. Certo, che manca adesso, come dicono a Milano. Sonia, ti piacerebbe o lo vuoi chiamare Gaetano Castrovilli? No, no, ora no, per l'amor di Dio. No, no, no. Dante Alighieri, bello. Sì, bello, bello. Bello. Però? Però apriamo un hashtag, nome dello stadio, cioè troviamo, sì, mi piace ma vorrei qualcos'altro, non lo so. Più mi moderno, piace, non meno storico? Più moderno, meno storico? No, a me storico più, più glamour, ma... più glamour? Boh, sinceramente non mi piace. Sarai contenta? Posso dire una cosa? Volevo leggere per finire, visto che siamo ritornati con i messaggi al discorso dello stadio e della manifestazione dei tifosi. Stavo guardando su Firenze Viola, ho letto, ve lo volevo condividere con voi, uno striscione che è stato appeso alla fine della manifestazione, sì, buono, che buono. Dice: Nardella, con Rocco stai facendo una pessina figura. Che è bellissimo. Trovo che sia geniale. Tipico, vedi, Dante Alighieri, siamo dei poeti. Se no, Allianz Arena, se ti piace di più, Allianz Arena. No, Allianz se vuoi, Arena . Assolutamente no, no. Ciao Sonia Nichini. Avremo tempo, Giorgio, avremo tempo per pensarci, mi sa. Mi sa di sì. Ciao Sonia Nichini, grazie, ci vediamo venerdì. Ciao a tutti. Ciao Sandro, ci vediamo venerdì, grazie. Ci vediamo, saluto. Grazie a Maurizio Canino, direttore di Controcalcio, anche lui fa doppietta questa settimana, domenica sera qua in studio. Dico una cosa velocissima, Iachini deve far giocare Ribéry, anche con una gamba sola, ma deve giocare. Grazie a Riccardo Galli. Buonanotte, ciao. Grazie a Gabriele Caldierone, appuntamento a domani sera. A domani sera, tanti gli aggiornamenti di calciomercato e non solo, ne vedrete delle belle. Siamo stati lunghi di un minuto, grazie a Massimo Brigato e a Leo che ci hanno supportato, sopportato e che hanno scelto le inquadrature che avete visto in questa trasmissione stasera, subito dopo la sigla, Giallo Toscana.